Eh sì, ormai sempre più persone abbandonano la classica archiviazione dei dati, intendo sui dispositivi fisici come HDD, SSD, SD, USB e utilizzate altri acronimi. Mi ricordo che da adolescente avevo diversi hard disk e li utilizzavo come una biblioteca di film e serie TV. Negli ultimi tempi quindi si sta migrando al cloud, la nuvola che non contiene pioggia, ma conserva i nostri file al sicuro, permettendoci un accesso da più dispositivi e soprattutto da qualsiasi luogo. Ok, wow, ma con il lungo periodo abbiamo l'esigenza di cambiare nuvola, magari perché quella nuova è più grossa, è più economica di prezzo, insomma, ci tocca scaricare tutti i dati conservati nel vecchio archivio e ricaricarli sul nuovo. Impresa decisamente ostica se si possiedono numerosi dati, parlo di gigabyte e di terabyte. C'è una soluzione per fare un trasferimento diretto? Posso spostare, rimanendo nell'argomento, più nuvole in un nuvolone? Ed eccola di nuovo qui, Wondershare, che fa sempre compagnia a questo canale. Ci viene incontro con il suo nuovo programma chiamato Incrowds. Non so se lo sto pronunciando bene. Ve lo presento con gran piacere. Questo è il suo sito ufficiale. È disponibile sia su Windows che su Mac. È gratuito e anche a pagamento. I prezzi sono identici per entrambi i sistemi operativi. Vi lascio tutto in descrizione, non vi preoccupate. Su memoria non pesa molto, circa 400 MB, e richiede ovviamente poche risorse. Una volta pronto, registrate il vostro profilo Wondershare, così se ci avete registrato una licenza completa avrete subito a disposizione tutte le funzionalità. Ecco la prima pagina, ovviamente la più importante, direi, migrare. Due cose bisogna fare qui. A sinistra, scegliere il cloud o i cloud di origine, dove adesso detenete il contenuto che desiderate spostare, e a destra il cloud o più di destinazione, dove il contenuto deve arrivare, deve essere salvato, tra virgolette, permanentemente. Quindi si va sulla prima sezione, registrate il cloud mittente, io lo chiamo così. Per il momento è disponibile Drive, Dropbox, OneDrive, Box, quello di Amazon e Photo. In futuro sicuramente ne verranno aggiunti altri, spero tanto mega. Una volta selezionato, dovete giustamente accedervi tramite browser, così facendo acconsentirete il collegamento tra il cloud e il programma. Se avete attivato la verifica in due passaggi, fortemente raccomandata in generale, non avrete problemi. Incrowds l'accetta a differenza di altri programmi. Ok, ripetete il procedimento anche per il cloud o i cloud di destinazione. Poi, se desiderate selezionare delle singole cartelle, potete benissimo farlo. Non occorre trasferire interamente il cloud. Se vedete assente la tendina in un profilo, significa che quest'ultimo è vuoto. Però penso che lo sappiate a prescindere. Fatto tutto, clic su Migrare. Occorrerà poi aspettare in base al volume di dati che si vuole spostare. Se vi siete accorti di un errore, magari avete scordato una cartella da trasferire, può capitare, potete annullare semplicemente l'operazione. Mi sposto nella seconda finestra, sincronizza, capite da soli di che cosa si tratta. In sostanza consente di collegare due o più cloud in maniera tale che se su uno si memorizza un file, automaticamente viene creato anche nei restanti servizi. Ecco che si può utilizzare proprio la parola sincronizzare. Ecco l'ultima scheda, gestione, efficace per monitorare l'archiviazione utilizzata e quella possibilmente utilizzabile di tutti i cloud registrati. Ricordo anche che nella portata di memorizzazione sono inclusi anche i bonus che si potevano
e si possono avere, penso che siano attivabili ancora oggi, eh? Non ne sono sicuro al 100%, insomma, il classico più 5 GB se fai il backup del rullino, mi sembra SkyDrive lo faceva. Perciò non sono riportati i gigabyte totali standard del servizio, sono riportati i gigabyte totali del servizio più gli estendibili, chiamiamoli così, registrati nel proprio profilo. Sotto a sinistra, lo avrete già notato da un po', sono presenti le nuvole. Utilizzo un'altra parola perché mi sono stufato di chiamarli cloud. È più carino nuvole, utilizziamo l'italiano. Così da qui potete direttamente gestire i dati al loro interno. In questa maniera risparmiate di accedere al browser e fare da lì. E basta, non c'è altro da dire. C'è giusto la tendina in alto a destra per rimandare alle istruzioni, controllare la presenza di nuove versioni, visualizzare i file di registro, eccetera, eccetera, eccetera. Nel prossimo video vi mostro la nuova versione di Filmora, Filmora 10, non Filmora X, mi hanno consigliato di non dire Filmora X, ma solo 10. Il programma di video editing semplice ve l'ho anche mostrato in precedenza, facendovi vedere le funzionalità principali. Quindi vi aspetto nella prossima guida.